Ok, allora buongiorno a tutti e grazie per essere ancora qui. Giornata di festa, buon 25 aprile a tutti. Oggi nuova piccola assemblea, associazione Noi che Credevamo, insieme con il movimento di Agora Vicenza dell'ingegner Scarano. Nuova puntata dove parliamo dei decreti, perché molti nostri associati, piccoli imprenditori, ci hanno chiesto dei decreti di liquidità. Prima però facciamo un passo indietro. E parliamo della riunione della settimana scorsa. Piccolo riassunto. La settimana scorsa abbiamo parlato di due temi fondamentali. Il primo riguardava Popolare di Bari. Abbiamo il contributo del presidente Emiliano. Mario, Sì, proviamo a vedere se proviamo a mandarlo online, vedere se si proviamo sente e si a vedere vede. se si vede. Un attimo solo. In questo momento l'idea di salvare gli azionisti è legata al piano industriale della banca. Addirittura, chiedo scusa se vi faccio perdere tempo, io avevo messo a disposizione, con un eventuale mutamento legislativo, che era ben possibile, che la regione entrasse nel capitale della banca per assicurare il mercato e consentire al valore delle azioni, secondo le regole normali, di risollevarsi assieme al giro d'affari della banca e salvaguardando il In ruolo questo della momento banca, l'idea nell'economia di pugliese. salvare. Se viceversa si fa un'operazione in cui si cambia la mission, la si fa diventare un ente di medio credito, la si estrapola dal terreno, dalla Puglia e gli si dà un'altra funzione, è evidente che l'operazione chiara è quella di portarsi via quel che rimane della banca salutando tutti. Quindi chiedere a qualcuno, tu te la senti, sarebbe come dirgli, ma te la senti di dire una sciocchezza che sai che poi dopo rischia di non realizzarsi? Noi dobbiamo fare un piano di capitalizzazione della banca con i soldi anche dei pugliesi, non solo delle banche esterne, se è possibile anche con l'ingresso nel capitale temporaneamente della Regione Puglia che dia rassicurazione sul fatto che la banca rimane lì, che mantiene il suo ruolo, che deve continuare la raccolta del risparmio. È ovviamente inutile dire che bisognerà, rispetto ai soci che ovviamente formalmente hanno investito su un capitale di rischio, cioè il principio per il quale si risarcisce un azionista, deve superare la natura giuridica dell'azione, che è un capitale di rischio, non è un'obbligazione o un'altra cosa. Quindi, su Abbiamo questo capito. punto, ecco perché. Ci siamo. Ok, allora, sulla base di questo contributo e dell'esposizione che ha fatto il presidente Emiliano della Regione Puglia, che ringraziamo per aver partecipato alla nostra scorsa assemblea, volevo il senatore Paragone e il professor Rinaldi con l'audio su questo punto. Vi dico, la novità è questa. Politicamente c'è stata uno scambio di dal punto di vista politico c'è stato uno scambio di richieste, di interventi da parte della candidata 5 Stelle per la Puglia, che ha chiesto al sottosegretario Villarosa delle lucidazioni in merito alla proposta della Puglia di entrare nel capitale della banca, e a quanto risulta il sottosegretario Villarosa avrebbe scritto per chiedere lumi sulla possibilità di tale intervento al ministro dell'Economia. Se mi liberi il senatore Mario e il professore. Senatore Paragone, prima lei e dopo il professore. Un piccolo risultato per noi è arrivato. Mario, non Alla sento neanche fine te, eh. mi senti? No, Eccolo, bravo senatore. io dico che il risultato è tale quando l'arbitro fischia la fine della partita. Non è che se durante la partita tu segni 1-0 è finita la partita perché tu hai segnato. Alessio Villarosa, che è un bravo, bravo fiore, però non mi sembra che conti qualcosa dentro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma per sua stessa missione. Cioè, mi sembra che tutto quello che Villarosa ultimamente ha proposto non viene preso in considerazione, tanto che lui stesso recentemente ha fatto un video in cui lamenta di contare come il 2 di picche. Quindi, cioè, a me è bello che prendano in
in pancia la richiesta di qualcuno, però sei sottosegretario, se conti qualcosa non puoi continuare a perdere, altrimenti fosse capitato a me io me ne sarei andato. Quindi facciamo così, diamo tutto il merito a Villarosa che ancora una volta si dimostra attento, soprattutto perché non ha più voglia di prendere schiaffi, perché mi sembra che gli schiaffi ne abbia presi abbastanza, la prendiamo per buona, dopodiché facciamo finta che un gol che è stato segnato in fuorigioco, che l'arbitro non ha visto, è 1-0, ma la partita è ancora lunga da finire. Quindi secondo me non finisce come la pensate voi. Mi dispiace, ma sto vedendo un governo che mi sembra il governo di è misto tra il governo di Promettopoli e Paperon dei Paperoni con i fantamiliardi. Ma su quello, senatore, mi dia un secondo, su quello ci arriviamo. Restavo solo sull'argomento Emiliano. C'era esposto, allora, la considerazione di Villarosa l'abbiamo colta. Restavo sulla questione Emiliano e sul fatto che il presidente, giustamente cogliendo il fatto che l'Europa ha fermato la norma sugli aiuti di Stato, dica come regione siamo disposti a entrare al capitale della banca. Un'affermazione molto importante, secondo me, è da congelare e portare a casa il risultato. Luigi, ti dico una cosa. Siamo alla vigilia di una campagna elettorale in Puglia, quindi siamo dentro la galassia delle promesse elettorali. Quindi, vediamo, visto che le regionali verranno slittate, il buon Emiliano, che ormai ha imparato a far politica, questa cosa la deve fare adesso, non impegnarsi adesso, non dopo, perché altrimenti, ripeto, è nel novero delle promesse elettorali. Ripeto, in Puglia si va a votare. Sì, questo è chiaro. Professore, lei cosa ne pensa? Poi passiamo all'altro argomento velocemente. Ora, aspetta che... Eccomi. Allora, io penso questo, che Emiliano non ha fatto altro che dire, a voce però purtroppo, quello che i nostri cari amici tedeschi hanno in silenzio fatto anni fa. Perché vorrei ricordare che il sistema bancario tedesco delle Sparkasse, che è in capo ai Land significa regioni in tedesco, è stato ampiamente foraggiato e sono 417 banche, 417 banche, con più di 230 miliardi di euro. Eppure non hanno chiesto niente a nessuno, lo hanno fatto e si sono messi praticamente al riparo dal famoso bail-in, perché poi dopo sappiamo com'è andata con la storia del bail-in, lo sappiamo. Quindi Emiliano non ha fatto altro che di fatto proporre questa volta ex post, no, ex ante, come hanno fatto i tedeschi, per parare purtroppo il disastro di una banca dei Land, in questo caso delle regioni. Anzi, Villanova avrei consigliato, se l'avessi saputo, nella letterina di richiesta al ministro Gualtieri, che è un bravo soldatino di quelli sull'attenti in Europa, nel ricordargli che è esattamente quello che hanno fatto i suoi carissimi, sono nostri cari amici tedeschi, ma per lui sono carissimi amici tedeschi, quindi né più né meno, proprio fare la traduzione di quello che loro hanno fatto, applicarla anche nel caso della Popolare di Bari. Magari vedendo questo, per emulare i tedeschi, magari Gualtieri avrebbe preso in considerazione la cosa, perché guardate, le cose stanno in questi termini, è una questione di volontà politica, gli altri lo fanno senza chiedere niente a nessuno, noi stiamo lì nel mondo delle ipotesi, forse sì, sarebbe il caso, eccetera. Nel frattempo l'economia italiana e quelle delle regioni sta andando purtroppo a farsi benedire. A voi. Grazie mille. Allora, adesso continuiamo proseguiamo con, volevo chiudere la parentesi, Bari. Per noi è un importante risultato perché finalmente si parla di Bari e di una soluzione diversa alla sola trasformazione con Mediocredito, che ricordiamo ci sarà un iperdiluimento del capitale con impoverimento di 70.000 famiglie. E voglio ricordare anche ai mass media pugliesi, che hanno scritto poco sulla questione, che in caso di intervento della Regione Puglia con un piano industriale intelligente, potremmo salvare appunto le vite di 70.000 famiglie, e non sono poche. Quindi scrivete di quello che sta succedendo, perché è molto importante. Poi l'altra cosa che volevo sottolineare era questa: caro presidente Emiliano, lei ha promesso a noi delle cose, noi non siamo persone della memoria breve,
Crediamo che lei sia una persona di parola, quindi verremo a Bari e studieremo insieme un piano intelligente per salvare i risparmiatori, come ha detto che è anche sua intenzione. Adesso passiamo al secondo argomento, giusto per chiudere la puntata della la seconda la trasmissione della settimana scorsa, che è questa. Ringrazio il sottosegretario Variati per essersi presentato. Noi abbiamo fatto una lettera di richiesta condivisa da tutte le associazioni presenti l'altra volta, che sono le maggiori associazioni di risparmiatori, banche venete, emiliane e anche delle altre che sono state liquidate. Vi ricorderete che abbiamo chiesto in via principale, appunto, una delle richieste principali che abbiamo fatto era quella che si potessero togliere dalla segnalazione tra i segnalati le aziende che avevano avuto baciate dirette e indirette. Chi ha seguito la volta scorsa sa cosa sono, perché lo abbiamo spiegato, e abbiamo chiesto al governo con una lettera sempre condivisa appunto che il miliardo e mezzo venisse pagato in un'unica soluzione, perché ricordiamo il FIR prevede tre stralci di pagamento dei conti dormienti di 500 milioni all'anno, quindi in un modo o nell'altro, o suddividendo la base in tre o suddividendo l'erogazione in tre parti, a noi comunque spetterebbe di aspettare di aspettare qualche anno per avere i denari. Abbiamo chiesto che possa avvenire tutta la liquidazione del miliardo e mezzo in un'unica soluzione, tutto il pagamento per tutti gli aventi diritto in un'unica soluzione. Il governo è contattato in queste ore perché ha visto il video, quindi grazie a chi l'ha condiviso, perché come vedete serve, ha detto di prendere in considerazione la nostra proposta. Abbiamo il sottosegretario Variati, che ringrazio per essere qui con noi e che fra poco ci deve lasciare. Sottosegretario, grazie e prego. Beh, innanzitutto buongiorno, spero mi sentiate perché sono in una situazione un po' precaria e l'audio arriva molto male, il vostro audio arriva molto male. Sì, confermo che rispetto alle richieste che avete fatto, comprendo anche problemi se soprattutto alcune aziende colpite hanno azzerato praticamente le garanzie che a suo tempo, io parlo di ciò che conosco, cioè della Banca Popolare di Vicenza, aveva dato a suo tempo. Quelle azioni non valgono più, le garanzie non valgono più, e quindi le aziende hanno segnalazione alla centrale rischi, e quindi la liquidità che noi vorremmo garantire alle aziende perché non falliscano, le banche, qualora dovessero trovare che hanno una segnalazione in centrale rischi, addirittura per alcune banche di impossibilità di avere il credito. Quindi una situazione molto, molto complessa. Ora, la richiesta che attraverso sottosegretario, la sentiamo male, si è spento l'audio nel momento cruciale, si è spento l'audio. Sottosegretario, si è spento l'audio purtroppo nel momento cruciale. Proviamo a ricontattarlo magari. Mario, lascialo là. Deve riattivarlo. Deve riattivarlo lui perché non... Devo riattivare l'audio? Sì. Ecco, adesso lo sentiamo meglio. Si è appena riattivato l'audio, sì. Mi sentite? Sì, adesso perfetto. Siamo arrivati a metà discorso. No, non mi ricordo, non so dove eravamo arrivati, però facevo presente appunto che i conti dormienti distinti in tre tranche potrebbero, su come la richiesta che ci avete fatto pervenire anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poterli in qualche modo anticipare. Il problema riguarda il grande capitolo della liquidità dello Stato, che in questo momento è messa a dura prova. Però io ho fatto presente queste richieste, non sono il Ministero dell'Economia, io mi occupo di enti locali al Ministero dell'Interno, però ho vissuto e ho sofferto la situazione della mia terra e
nella profonda ingiustizia che si è venuta a creare. Quindi io sto spingendo perché questa richiesta venga presa in considerazione. In cabina di regia se ne sta parlando per il decreto cosiddetto aprile, si sta per arrivare al dunque. Non sono in grado di darvi, non è mia consuetudine, come Ugone sa, non è mia consuetudine fare il venditore di tappeti, voglio dire. Quindi io assicuro la mia attenzione, so che il problema è sul tavolo, ma non sono in grado in questo momento di darvi garanzie. Ma a noi è importante che sia attenzionato il problema, poi per noi è importante questo, poi un passo alla volta si arriva sempre al risultato. Lei sa, sottosegretario, che io guardo sempre un passo alla volta. È così, me la ricordo bene. Abbiamo avuto anche degli scontri, ma sempre alla luce di una grande lealtà. Infatti, io la ringrazio tantissimo. Se non vuole dire altro, la lascio e la saluto perché so che ha da fare. Grazie, buona giornata e buon lavoro a voi. Non mollare. Grazie a lei, in bocca al lupo, grazie mille. Quindi, bene, siamo arrivati al riassunto della puntata precedente. Come vedete, qualcosa si è mosso, quindi grazie a tutti quelli che stanno guardando, che condivideranno il video della settimana scorsa, che condivideranno anche questo video. Perché come vedete qualcosa eppur si muove, diceva qualcuno di più importante di me. Dopodiché andiamo al tema di oggi. Vorrei che mi tenessi libero l'ingegner Scarano, Mario, e mi liberassi anche Paolo subito. Perché il tema di oggi, l'avete letto nel Deplia, che ha creato un sacco di... E voglio fare un po' di polemica, caro senatore e caro... e caro professor Rinaldi, che ha creato, ha smosso fuori il Deplia di questa settimana, ha smosso fuori un sacco di hater, perché c'era la vostra faccia su. Ho trovato una spilza di hater che c'hanno scritto, di odiatori che ci hanno scritto. Per fortuna che non c'era anche la mia, sennò veniva fuori un disastro. Gli haters, lo spiego per quelli che parlano solo italiano come me, sono quelli che non hanno una mazza da fare e pensano di cambiare il mondo offendendo la gente su Facebook. Ecco, non funziona così. Purtroppo il mondo, per cambiarlo, bisogna tirarsi su le manichette e andare o in piazza, come abbiamo fatto noi, o almeno sfoderare idee costruttive, come stiamo facendo in questo video qua. Perché scrivendo offese e basta, magari disfogate dalla reclusione del coronavirus, ma non cambiate il mondo. Anzi, probabilmente lo peggiorate. Quindi il tema di oggi è esattamente questo: decreti e coronavirus. Molti dei nostri associati imprenditori ci hanno chiesto delucidazioni. Abbiamo chiamato un imprenditore che non è un nostro associato, che è Paolo. Giura Paolo di non essere un nostro associato? Giuro. Giuro, grazie. Perché lo abbiamo invitato? Perché non essendo nostro associato è libero di dire ciò che vuole. Molti appunto nostri associati piccoli imprenditori ci hanno chiesto, ma convengono o non convengono liquidità messe a disposizione dallo Stato, cioè i famosi 25.000 euro. Oggi facciamo una piccola diagnosi veloce della situazione con molti esperti, e a te la parola, Paolo. Sei un piccolo imprenditore, parliamo di tu sei una barberia, giusto? Sì, noi siamo una realtà di 15 persone, abbiamo 3 saloni, 2 a due ville e uno a Vicenza, abbiamo 2 barberie e una parte femminile. E per quanto mi riguarda, adesso sto un po' parlando un po' a nome di tutti gli imprenditori della bellezza, diciamo, nel senso che comunque penso che il mio parere sia un po' quello che rispecchia un po' anche quello di tutti i miei colleghi, diciamo. Per quanto mi riguarda, il fatto di contribuire, cioè di accettare appunto questo finanziamento di 25.000 euro sicuramente per alcuni può essere sicuramente un svantaggio, nel senso che accettarlo da... Scusa, io vorrei parlare della tua situazione, però facciamo solo un quadro della tua situazione. Non voglio sapere come stai economicamente o no, cioè se ci vuoi dire meglio, ma certo, io vorrei fare questo quadro qua. Tu hai 3 saloni, siete stati chiusi? Sì, siamo stati chiusi. Attualmente abbiamo 9 persone in cassa integrazione e abbiamo altre 3 persone invece che sono in ferie, diciamo, perché avevano ferie da smaltire e di conseguenza sono comunque in ferie. La situazione è abbastanza critica. Non recupererete i tagli che avete perso, perché
Io che ho i capelli lunghi vengo una volta per recuperare tutti i tagli che avrei dovuto fare. Esatto. Quello non che vengo tre volte. No, quello che è stato perso, perché ormai o la gente si è un po' raggiata a caso, o comunque vengono, che hanno i capelli in condizioni pietose, quindi sicuramente quello che è stato perso e non è più recuperabile. Per 25.000 euro voi avete fatto, come azienda tua, ti chiedo se vuoi dirmelo, Certo. Voi avete intenzione di fare richiesta? Allora, per quanto mi riguarda, faremo richiesta perché comunque è un finanziamento ad un tasso agevolato. Mi metto però nei panni di chi ha magari imprese più piccole o del parrucchiere che lavora da solo piuttosto che con un operatore. Fare un finanziamento per magari andare a soccombere al pagamento delle tasse, degli F24 piuttosto che di contributi, diventa secondo me un'arma a doppio taglio. Io lo sfrutterò perché comunque da parte mia ho degli investimenti da fare in futuro, quindi per me comunque è un vantaggio, lo vedo come un vantaggio sotto questo aspetto. Sicuramente per chi lo vede invece proprio per soccombere a pagamenti magari appunto di tasse o quant'altro, si troverà sicuramente in difficoltà nei prossimi 6 anni che dovrà rientrare da questo finanziamento. Ecco. L'ultimo, dopo ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio, se vuoi restare con noi, per sì. Me va benissimo, puoi anche intervenire. Grazie. Grazie. Tu non ne hai bisogno, ma vuoi approfittarne perché è vantaggioso, giusto? Sì. Anche sì. Se ho capito bene, tu hai una parte maschile e una femminile, con quella maschile, diciamo, riesce a lavorare in maniera più veloce e quindi a recuperare anche un po' del tempo perso. Il problema è il femminile, no? Perché con le restrizioni che ci saranno, come dovrei aprire? Allora, per quanto riguarda la parte maschile, ovviamente noi quando lavoriamo con un cliente per volta. Quindi quando iniziamo un cliente, lo finiamo, il cliente esce, entra un altro. Quindi se il decreto, che spero uscirà domani, ci dirà di lavorare uno a uno come rapporto, quindi io riuscirò a far lavorare tutte le persone che lavorano con me. Per quanto riguarda invece la parte femminile è diverso, nel senso che se prima di sabato riuscivo a servire, ipotizzo, 25 donne, attualmente essendo in 6 operatori nella parte femminile riusciremo a servirne sicuramente, io dico, poco più della metà, che comunque il rapporto uno a uno non mi fa sì che faccio applicare il colore a una ragazza nel momento in cui è in posa, deve aspettare comunque il tempo di posa finché non esce la cliente e ne entra un'altra. Quindi saremo costretti a lavorare finché ci sarà questo coronavirus, 7 giorni su 7 o comunque 6 giorni su 7, con un orario che va dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Ecco. Quindi proprio per riuscire a fare. Per fare un succo della situazione, i mesi persi sono persi ed è fatturato perso. Punto. Esatto. Per il maschile poi potrai ricominciare, più o meno riuscirai ad arrivare, a parte le spese magari di mascherine, di mantelline, che aggraveranno la tua situazione. Assolutamente sì. Avrai, che ricordiamo, hanno ancora l'IVA il 22, sono indispensabili, ma hanno l'IVA dei beni di lusso, come se comprassi cellulari, no? Esatto. Vabbè. Noi non facciamo polemiche, questa cosa serve di spunto, siccome il governo ci segue su queste cose, a noi serve solamente di spunto. Allora diamo degli spunti, certo, al governo. Diamo degli spunti al governo. Allora, questo signore che ha una barberia di uomini dice: io un po' di fatturato l'ho perso, l'altra parte di fatturato comincerò a farlo uguale a prima, però con delle spese maggiori perché i DPI dovrò comprarli. Per quanto riguarda il femminile, non avrò il fatturato perso, è perso. Poi non avrò neanche il fatturato di prima, perché mentre prima lavoravo con 3 clienti in salone, perché mentre una prendeva la piega, l'altra gli facevo il colore e riuscivo a gestirle, adesso non riuscirò più a fare questo. Quindi il fatturato si dimezzerà di un terzo? Sicuramente faremo un terzo in meno, secondo me, perché comunque lì bisognerà essere bravi sicuramente cioè saremo quasi costretti a fare una selezione delle nostre clienti alla fine, perché dovrai comunque accettare solamente i servizi che saranno più remunerativi da parte nostra e lasciare andare purtroppo dei servizi che ipotizzo la cliente solo per la piega, per noi
attualmente sarà un costo, perché comunque una piega che costa 20 euro, già prima guadagnavi magari 2-3 euro su una piega, perché comunque la piega è il servizio meno remunerativo che abbiamo. Nel momento in cui andiamo a fare, a dargli anche il kit comunque di... Ciao. E tutto, e andiamo in perdita. Quindi se fai 10 pieghe al giorno hai lavorato 4 ore in perdita. Di conseguenza qui sta ovviamente alla nostra imprenditorialità nel gestire la cosa. Noi stiamo comunque formandoci su questo, stiamo cogliendo questi momenti qua, che per noi è una cosa che... ma immagino per tutti non è mai successa di stare tutto questo... Perché Luigi come cliente l'avete perso, insomma, ho capito. Ma... No, allora, è un buon cliente Luigi, un buon cliente. Questa cosa io vorrei sottolinearla perché, professore, al di là delle battute, no? La cosa seria è questa. Se io ho un salone da donna, non posso garantire la stessa occupazione di prima. Sì, ma guardate, adesso, scusate, io volevo fare due considerazioni velocissime. Sì. La prima, ho sentito te Luigi che dicevi dei commenti su Facebook, eccetera. Qui forse molte persone non si sono prese conto che stanno avanti delle battaglie solo ed esclusivamente per cercare di fare giustizia a delle persone, tante purtroppo, troppe, che sono state truffate. Sono dei cittadini, dei lavoratori, piccoli imprenditori, pensionati, risparmiatori, che contro la loro volontà, perché non erano speculatori, attenzione, non erano speculatori, erano semplicemente delle persone che avevano rapporti con la propria banca del territorio, sono state truffate per senso della parola. E quindi lo Stato, siccome non ha fatto il proprio dovere fino in fondo nella vigilanza preventiva, a questo punto deve risarcire queste persone, persone che hanno messo lì i soldi, che hanno guadagnato, persone che hanno pagato le tasse, e che persone che speravano che quei soldi che avevano risparmiato fossero al sicuro, mentre non lo erano. Quindi questo sia chiaro, chi fa diciamo a buon mercato ironia non ha capito assolutamente nulla, perché se fossero stati loro in quelle condizioni molto probabilmente avrebbero reagito in maniera diversa. Fatta questa premessa, c'è un'altra cosa da dire. Prima ho sentito lì il titolare del negozio di parrucchiere che diceva: ah, io usufruirò dei soldi che mi daranno per mezzo della banca con la garanzia dello Stato a tassi agevolati. Io mi permetto di controllare molto bene realmente quale sarà l'effettivo tasso, mi permetto di dirlo, perché sto sentendo in giro che praticamente questi tassi così vantaggiosi, alla fine, tenendo conto di tutte le spese, non è che siano a tutti gli effetti così vantaggiosi. Altra cosa, adesso stiamo parlando giustamente perché c'è un titolare di un negozio di parrucchiere, ma perché i ristoratori non sono nelle stesse condizioni. Chi è che aveva, non so, 100 coperti, adesso con la distanza di 2 metri fra tavolino all'altro, ogni tavolino deve avere massimo 2 persone, che facciamo? Lì diventano di fatto 30 coperti, però i costi di gestione sono gli stessi. Che fanno? Riaprono questi? Quelli addirittura neanche riapriranno, perché fatto 2 conti il gioco non vale la candela, capite? Qui ci sono dei problemi enormi che lo Stato, ovvero il governo, doveva entrare nell'ordine di dare delle risorse a fondo perduto, avete capito? Esatto. A fondo perduto, non far fare la fila e andare in banca per prendere prestito. E ripeto, controllate bene i tassi, controllate bene i tassi reali, al di là di quello che viene detto, e poi restituire anche il capitale. Ecco. E poi magari a giugno trovarsi nelle condizioni di dover pagare le tasse. Quindi è una partita di giro, non c'è una moratoria, non c'è assolutamente nulla se non si fa tutto. Quindi cerchiamo di guardare realmente quali sono i problemi che purtroppo andremo incontro nei prossimi mesi. Senatore, vuole aggiungere qualcosa? Allora, mi sembra che il buon Rinaldi abbia detto le due cose centrali. Vabbè, lascio perdere la parte che riguarda i cosiddetti odiatori, perché essendo nulla facenti durante la giornata, il tempo va impiegato e quindi è giusto. Invece, sul discorso della partita di giro, ahimè, è straordinariamente terribile. Io sul tema mi sono già espresso l'altra volta quando abbiamo fatto il primo incontro. Io, parlando con diversi piccoli imprenditori, commercianti, ristoratori,
avverto ormai una, non una rassegnazione, perché non è una rassegnazione, è un far di conto anche molto banale. Cioè la rassegnazione è so che sto viaggiando controcorrente e quindi non ce la faccio, non ho più le forze. Ci sono degli altri che dicono io le forze le avrei, ma siccome so già come va a finire, perché so già come andrà a Bravo. Finire, io piuttosto che impelagarmi con prestiti bancari, cioè io oggi sono a posto, ok? Io nella condizione attuale, se tutto fosse rimasto come prima, io andrei avanti, ecco perché non è rassegnazione. Il conto della serva nasce dal fatto che tu mi fai riaprire e fai un'operazione molto furba dal tuo punto di vista, perché tu dici potete aprire, quindi io tutte quelle sospensioni e quelle agevolazioni che vi avevo dato ti do la possibilità di riaprire. Però il problema è che le limitazioni oggettive per evitare la propagazione del virus ti aumentano i costi, come abbiamo sentito dire dall'amico Paolo. Parrucchiere che invidio per la lunga chioma, la forte chioma. Dai, c'hai la barba tu, io no. Si resta poco. Quindi ti aumentano i costi. Non puoi in nessun modo avere agevolazioni sul personale. Anzi, quel personale ti costa di più perché tu lo devi dotare di mascherine, camici, lo devi far girare diversamente. Non ho l'incasso. Quindi dice, io a condizioni attuali, siccome so già che vado in rosso, io ti restituisco le chiavi, io chiudo. Ed è meglio che io chiudo senza sofferenze, piuttosto che chiudere fra 2 mesi, 3 mesi, quando cominciano gli incagli. Perché Bravo. Se io chiudo senza gli incagli, io posso veramente chiudere baracche e burattini senza tanti problemi. Ma se li devo chiudere con delle sofferenze, un piccolo imprenditore, i due calcoli, è capace di farseli. Cosa che invece le task force non fanno. Allora, ragazzi, è questo, senatore, aspetta che sono molto chiudo, scusa. Io ho letto le composizioni delle cosiddette task force. Ragazzi, un operatore dell'economia reale non c'è. C'è persone normali che sanno far di conto perché sono costretti ad aver saputo fare di conto per mandare avanti la piccola impresa. Non ce n'è uno. Questo è il dramma della situazione. Allora io bravo Gianluigi, bravissimo, hai perfettamente ragione. Facciamo un attimo il punto della situazione. Allora, il ragionamento era proprio questo. Io vi ringrazio per i due interventi. Il ragionamento era proprio questo, no? E infatti io parlo da ignorante, no? Non credo che all'interno della task force sapessero, ad esempio, che nel settore della barberia e dei parrucchieri c'è questa differenza tra uomo e donna, cioè chi ha la donna ha molte più probabilità di un fatturato diminuito di parecchio rispetto a chi ha l'uomo, pur avendo le stesse perdite e gli stessi tipi di costi aggiuntivi. Quindi, parlando anche, professore, di ristoratori, che è il tema del momento, ho chiamato operatori dell'estetica, uno perché ne ho molto bisogno, due perché è uno di quei settori di cui si parla poco, però vede, già qui, se uno non è del settore, e ringraziamo Paolo per averci illuminato, non coglie questa differenza sostanziale che c'è tra l'uomo e la donna. Scusa Luigi, guarda che cioè, tutta questa tipologia di commercio vale anche in altri settori. Certo. Guardate che, per esempio, se io avessi un negozio di intimi, anche per il discorso della prova, bene o male, ragazzi, i maschi lo sapete, prendiamo tutto un po' così, magliette, boxer, canottiere, vestiti, a volte manco li proviamo, no? Il discorso della donna invece è diverso, certo, ma per cultura di acquirente. E allora, ovviamente, la donna, il capo lo prova più volte, ne prova di più. Ora, i negozianti mi hanno chiesto, ma tu hai capito qualcosa? Come dobbiamo igienizzare i capi prova? Cioè, guardate che ci sono delle sfaccettature. Ecco perché vi dico, guardate che qui andremo incontro ad un'isteria collettiva. Perché dagli 2 settimane di lavoro così agli operatori del commercio, impazziscono tutti. Ma perché o si farà tana libera tutti,
a un certo punto se ne fotteranno tutti delle regole, certo, sia i negozianti che gli stessi clienti, perché sennò impazziscono tutti. Cioè è l'effetto pratico di chi ad un certo punto dice: sentite, ma avete proprio rotto le scatole, e ma e rovescia il tavolo. Perché sì, queste differenziazioni sono in re ipsa, sono nel commercio stesso, nell'attività stessa. Ma infatti il suggerimento che io mi sentivo di dare al ragionamento era proprio questo, no? Che esce un po' dal tema, però è un ragionamento che ci sta. Allora, io ho sentito un barista fare un video che è andato molto su WhatsApp, non so se l'avete ricevuto, erano più i porchi e le parolacce che il re. Però diceva una verità assoluta, no? Diceva: io non sono mai fallito perché per quanto pochi conti li so fare, so i costi e so i ricavi. Allora adesso mi sorge la domanda e mi sorge anche l'incentivo da dare, a parte il Tana libera tutti, senatore, che secondo me può essere una realtà, ma dal punto di vista della costruzione della cosa spero sia una cosa lontana, no? Prima bisognerebbe ragionare un po' con le persone, soprattutto col governo. Allora, mia troppo lontana. Sì, no, sono d'accordo, però allora facciamo un discorso concreto. È anche vero che Paolo ha dei rappresentanti di categoria, i ristoratori hanno dei rappresentanti di categoria. Allora perché non prendere in mano il gioco e scrivere loro direttamente al governo dicendo: questi sono i criteri secondo i quali noi possiamo riaprire per avere delle economicità, cioè perché la cosa valga, il gioco valga la candela, altrimenti per noi stiamo chiusi. Perché molti video sinceri li ho visti io su YouTube, su Facebook, su WhatsApp, però manca l'autorevolezza del rappresentante, cioè manca che il rappresentante di categoria scenda a Roma, che dovrebbe essere il suo ruolo, e dire: guardate che i miei rappresentanti in questi termini giocano, si mettono a rischio il lavoro e l'attività, fuori da qua è un suicidio, come dicevate voi prima, no? Solo questo era il ragionamento che noi volevamo fare. Ma dopo torniamo sui 25.000 e decreto liquidità. Paolo? Sì, no, per quanto mi riguarda, per assurdo sarò costretto ad assumere del personale per non andare a scontentare le clienti, perché comunque io nel momento in cui apro, ipotizzando che avrò 500 clienti attive e vorranno tutte venire nello stesso momento, sarà impossibile soddisfare la richiesta allungando, cioè servendo così poche persone al giorno. Quindi per assurdo saremo costretti ad alzare i costi sicuramente per poter comunque trattenerci la clientela che abbiamo, perché altrimenti non riusciamo a soddisfarla. Da un'altra parte. Sì, o comunque, cioè, viva Dio, adesso le persone cominceranno ad andare a lavorare, quindi non possono andare a lavoro con una ricrescita di 4 centimetri, capito? Certo. Viva Dio. Quindi hanno delle esigenze che vanno oltre il fatto di vedersi magari belle, ma hanno proprio un'esigenza di essere in ordine, di andare a lavoro in ordine, di presentarsi bene nella loro professionalità. Certo, che ho compreso. Ecco, preso. Quindi comunque avremo questa problematica qua. Inoltre, scusami un secondo Luigi, la nostra categoria noi l'abbiamo contattata più volte, loro comunque hanno fatto un vademecum per quanto riguarda le esigenze che avevamo, poi loro comunque lì a Roma dicono di avere questi scienziati che decidono, ma purtroppo non ci sono delle persone, degli imprenditori veri che decidono le cose, perché non... Adesso guardando il lato anche americano, Trump ha messo all'interno del suo staff tutti imprenditori. Da noi ci sono solo persone laureate, piuttosto che cervelloni, piuttosto che scienziati, capito? Quindi non riescono a vedere com'è la realtà delle cose. Ed è questo, secondo me, il problema. Sì, io lo stimolo a stimolare i vostri rappresentanti di categoria, e parlo per tutte le categorie, e continuo a darvelo, perché secondo me... l'unione fa la forza, indipendentemente poi dalle decisioni di Roma. Ingegnere, se vuole aggiungere qualcosa, perché dopo volevo interrogare la persona che c'è in nero, che si chiama Claudio, che è il prossimo che interverrà, che lui è un promotore finanziario. Lo teniamo chiuso nel nerito per tutelare lui e i suoi clienti, perché lui lavora per imprenditori e da quell'altra parte contrattare con delle banche, fa il promotore finanziario. E volevo da lui un riscontro sulla realtà, appunto, di quello che sono il comportamento delle banche con gli imprenditori. Nel frattempo, se vuole aggiungere qualcosa, ingegnere, prego.
Sì, volevo fare con voi un ragionamento. Allora, questa situazione ci ha travolto e cambiato l'ordine delle cose, il mondo. Cioè, il mondo che noi rivisitiamo è diverso, sarà organizzato in modo diverso e anche le condizioni economiche saranno diverse. Le condizioni economiche vuol dire che strutturalmente alcune imprese non staranno in piedi. Per le caratteristiche intrinseche non potranno stare in piedi, per due motivi: o non c'è mercato, oppure ci sono delle condizioni di stare in piedi che le rendono totalmente antieconomiche. Quindi il ragionamento lucido che dovrebbe essere fatto da ciascuno è: io sto in piedi, perché le condizioni poi ne seguono. Se io non sto in piedi con i conti, con le misure, con un bar che non può accogliere e che nella sua nuova dimensione non sta in piedi, ne deve trarre delle conseguenze. Qui lo Stato deve intervenire. Cioè, lo Stato deve intervenire in queste situazioni, non può fregarsene. Cioè, il gioco del debito può andare bene anche agli ingenui, ma in una situazione così grossa si dovrebbe intervenire con potenze di fuoco diverse. La Germania ha potenze di fuoco diverse, è arrivata con liquidità immediata e diversa, e non con il gioco del filtro bancario. Da questo punto di vista, il filtro bancario è un sistema inefficiente che potenzialmente potrebbe incastrare ancora di più, come una trappola da topi, un sacco di gente. Uno deve stare molto attento. Volevo andare avanti un attimo con il ragionamento finché abbiamo ancora il senatore Paragone con noi, che fra poco ci deve lasciare. Volevo, appunto, siccome il nocciolo della riunione di oggi è decreti liquidità, quindi dal nome, da quello che è trasparso dai media, sembrerebbe una volontà di dare liquidità al sistema tramite le banche con il decreto appunto liquidità, quello famoso che dà 25.000 con pochissimi controlli fino a 800.000 con una garanzia dello Stato del 90%, eccetera eccetera. Io, Claudio, mi senti? Sì, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, io ho sentito e volevo sapere da te, ad esempio Paolo, no? Diciamo, non è in necessità di chiedere questi 25.000, ma sta valutando la possibilità di chiederli per diciamo fare degli investimenti. Siccome il tasso gli sembra un buon tasso, vorrebbe approfittarne. C'è anche però, e mi è arrivata notizia da più di qualche imprenditore nostro associato, che aveva una linea di credito di tot migliaia di euro e per rafforzamento del capitale bancario, una linea di credito è stata portata all'interno di quella dei 25.000 dello Stato, ergo aveva 10.000 euro da una parte di fido, ne voleva altri 25 e se ne trova solo 25 punto perché gli hanno tolto la prima parte di fido. Tu cosa mi puoi dire a proposito, visto che fai promotore finanziario? Allora, intanto buongiorno a tutti. In realtà non sono un promotore finanziario, ma sono un consulente aziendale che lavora all'interno di una società di mediazione creditizia. Quindi sono il filtro tra gli imprenditori e le banche. Ho una conoscenza trasversale dei vari settori e qui devo dare ragione sia al professor Scarano che al senatore Paragone che al deputato Rinaldi, che quello che sta accadendo è questo. Il nostro tessuto di microimprese era già messo male prima del Covid. Chi ha ancora due soldi vedrà bene se ripartire oppure no. Chi era già indebitato prima, con questo intervento dei due decreti, le Salva Italia e il decreto liquidità, non fa altro che aggravare una situazione che è già deteriorata. Molti imprenditori erano convinti di avere liquidità sullo stampo tedesco, questa era almeno la pubblicità che ha fatto passare questo governo. In realtà, andando a fondo del famoso decreto liquidità, si scopre che non è nient'altro che un prestito chirografario, quindi un credito, come si suol dire, in bianco, garantito, per carità, dal medio credito centrale, ma con un tasso che è in linea con quello che è il mercato. Quindi questo governo non è che abbia dato una grande spallata, dirò di più, le banche... No, aspetti, Claudio, perdonami. Parliamo di norma e non di governo, perdonami, perché io vorrei sempre stare su una questione di norme e non di attacchi al governo, perché noi, ripeto,
serviamo da spunto. Va bene, allora, lo spunto è questo: le banche hanno utilizzato questo fondo cosiddetto medio credito centrale per andare ad aumentare le loro garanzie interne. Come dicevi prima, un imprenditore che aveva un chirografario da 100.000 euro, dove era solo la sua firma che garantiva, oggi le banche attraverso questo decreto cosa faranno? Andranno a rimodulare, a rinegoziare questo credito dando, prego senatore. C'è una circolare dell'ABI di ieri, l'avete letta? No. Allora, siccome questo problema che adesso è stato detto è purtroppo reale, tradotto proprio in maniera semplice, se un imprenditore, un commerciante va in banca e chiede i famosi 25.000 euro, lo scherzetto della banca è: siccome tu già hai un regresso con noi, non so, di 15-20.000 euro, facciamo una bella cosa. Ti do 25.000, però servono anche a estinguere il precedente perché mi dà garanzia, e tu in mano te ne rimangono 5.000. Sta avvenendo questo, eh? Tant'è vero che la stessa ABI, qui è stata corretta, devo dire, ha mandato una circolare di fuoco dicendo: attenzione, fino a 25.000 è indipendente da precedenti situazioni, altrimenti si creano questi cortocircuiti. Praticamente la banca si mette al sicuro con la garanzia dello Stato, sostituendo il vecchio, diciamo, si è anche scoperto di conto corrente, il rapporto che ha con l'imprenditore, col commerciante. Questo è il rischio. E siccome Bene. Lo stanno facendo, addirittura è intervenuta l'ABI. Bene, Claudio, nel territorio tu confermi questo comportamento delle banche? Io di più. Le banche... No, dimmi solo sì o no, per piacere. Sì. Dimmi, confermi? Sì, sì, assolutamente. Anzi, anche su linee oltre i 25.000 euro sarà l'intervento dove le banche andranno a portarsi a casa la garanzia. Perché questo, in grande praticità, non fa altro che alleggerire l'assorbimento che la banca ha sulla linea di credito. Magari questo è un tecnicismo: la banca deve accantonare del denaro quando ci dà liquidità, se interviene il medio credito deve accantonarne meno, quindi è un vantaggio non di poco conto per il sistema bancario, non certo per gli imprenditori. Quindi alla banca, dal punto di vista della liquidità, diciamo, prestare quelli dello Stato e tirare indietro le sue linee di credito, tradotto, giusto? Certo. Boh, grazie Claudio. Mi apri l'avvocato Filippini velocemente, finiamo un attimo il ragionamento, poi facciamo i vari interventi, scusate. Avvocato, siccome poi Paolo, come tanti, faceva delle valutazioni personali, diamogli un ampio spettro di valutazione. Allora, abbiamo capito che io posso, se sono in difficoltà, andare a chiedere col decreto di liquidità 25.000 o di più, in base alle richieste e alle esigenze, che però questi 25.000, se mi vengono dati molti istituti per rafforzare la propria situazione, la sostituiscono alla precedente linea di credito che mi dava, però l'idea che garantisce lo Stato, quindi magari in questo momento di crisi questi 25.000 euro mi sono più leggeri che un debito con la banca normale, lei cosa mi risponde? Ma io le rispondo questo, che in pratica più leggeri non lo sono, già per quello che avete detto, ma anche per altri aspetti, in particolare per il fatto che in realtà medio credito centrale si surroga alla banca nel momento in cui viene escusso, ovvero nel momento in cui l'imprenditore non fosse in grado di far fronte alla restituzione di questo finanziamento, la banca esclude la garanzia del medio credito centrale e il medio credito centrale si surroga, e a quel punto, nel momento in cui il medio credito centrale va in recupero, utilizza delle procedure che non sono quelle normali di una banca, ma sono quelle della iscrizione a ruolo, cioè il ruolo esattoriale praticamente. Infatti nel famoso modulo che consegnano a tutti quanti per compilarlo e per ottenere questo finanziamento, c'è scritto chiaramente che il fondo si appunto surroga in caso di insolvenza alla banca e quindi procede con il metodo della esazione esattoriale. Non solo. È previsto, anche se in modo abbastanza così
nascosto, perché sono citate le norme, come sempre, ci sono molti richiami legislativi e quindi chi non va a guardare internet o non le conosce non può capire, è previsto che il credito, nel momento in cui c'è l'escussione della garanzia, diventi un credito privilegiato, quindi cambia la natura del credito, e oltretutto che appunto si possa procedere con l'escussione esattoriale. E guardate che questa non è una cosa da poco, perché normativamente questo è previsto solamente per i crediti di carattere pubblico, mentre la surroga di un rapporto fra la banca e un cliente è la surroga nell'ambito di un rapporto privatistico. Quindi non dovrebbe essere ammessa la surroga con il recupero di carattere esattoriale, che significa non dover fare il decreto ingiuntivo, perché adesso mi spiego, non dover fare il decreto ingiuntivo, non dover fare il precetto, perché la cartella funziona già da titolo esecutivo e da precetto. Quindi i tempi dell'esazione in questo caso sono molto più brevi. Non solo, ultimo, e poi mi zittisco, tenete presente che queste disposizioni prevedono anche la non possibilità di opporre al Mediocredito Centrale quanto invece un soggetto potrebbe opporre alla sua banca. Quindi nel momento in cui il Mediocredito Centrale viene escusso, devi tacere e pagare. Bene, grazie della scusate se intervengo, vi devo maleducamente, in maniera maleducata, salutare, perché alle 4 in punto ho un'intervista per La Verità che sarà pubblicata lunedì. Sì, io vi chiedo un minuto, vi dico che ci vado pure pesante. Già le chiedo solo un ultimo minuto a lei, al senatore Paragone, che vi faccio intervenire. Il nocciolo della questione di oggi è questo. Abbiamo capito, quindi Paolo, vedi che il finanziamento che ti dà poi alla fine non è così tanto vantaggioso, non solo perché magari il tasso non è come sembra, ma anche se fosse, c'è un'escussione, quindi una possibilità che ti venga pignorato qualcosa molto più pesante, veloce e rapido rispetto a un credito normale. Ma io, sia senatore che professore, 2 secondi solo, io che non sono amico delle banche, lo sapete perché la mia storia parla per me, faccio un ragionamento molto semplice e dico, ma se mi hanno fatto un decreto liquidità che mi permette di consolidarmi, perché non farlo? Anche perché la filosofia della norma, e bisogna guardare la filosofia della norma, fosse una filosofia di norma fatta apposta per dare liquidità, e io qua mi riferisco ai funzionari che hanno tutte, i funzionari del MEF che hanno tutte le norme davanti, fosse questa la filosofia voluta dal funzionario, il funzionario, visto che oggi si può, avrebbe dovuto chiedere per le banche la sospensione del bail-in. Perché mai più uno Stato mi dice tieni linee di credito aperte anche imprenditori in difficoltà, col rischio che domani col bail-in li commissariano. Cioè questo secondo me che è gravemente mancante nella linea di principio delle norme che sono uscite. Si lascia questa possibilità alle banche, si lascia questo alibi alle banche. Senatore, lei che ha attaccato le banche così tante, non le pare che sia una contraddizione? Allora, intanto tu continui a sottolineare, perché sei persona elegante, che questa va presa come norma e di lasciare stare il governo. Non è una norma in senso letterale del termine, è un decreto. Cioè è una norma che sta dentro un decreto, che quindi è espressione di una scelta politica di un governo. Ok? Diventa legge quando è condivisa dal Parlamento, e magari se anche il Parlamento avesse la possibilità di intervenire con qualche emendamento diventerebbe veramente una norma piena. Invece rischieremo anche lì di avere una norma che non fa altro che ratificare, che non viene, che è ratificata dal Parlamento, perché viene messa la fiducia. Quindi è una norma che è dentro un decreto, e quindi è una norma politica nel senso corretto del termine, è l'interpretazione di una scelta che l'esecutivo fa. Ora, i casi sono due. O domandiamo agli imprenditori, a voi conviene aprire questa linea di credito oppure conviene più alle banche?
Quindi c'è il primo tema, è, cerco di essere ancora più chiaro, è: conviene più alle banche o conviene più agli imprenditori questa linea di credito? Tutti stanno convergendo sul fatto che conviene al momento più alle banche, perché l'impostazione con cui è stata costruita è di agevolare di più le banche, perché il governo, essendo senza soldi, ha bisogno di una partita di giro. Ma agli imprenditori quella linea di credito costa e non è conveniente in un momento di necessità. Punto primo. Punto secondo: se qui non ci mettiamo d'accordo sul fatto che si arriva da una crisi, si sta dentro una crisi che sarà peggiore, e tu non mi pigi il tasto reset, non si va da nessuna parte. Perché se io, imprenditore, vado oggi in banca a chiedere un accesso a quel prestito, se io ho una sofferenza pregressa, è campo a cavallo. Se io entro adesso in sofferenza, perché qualcuno adesso, in questi giorni qui, alla fine mi mette nelle condizioni di essere da lì a poco un cattivo pagatore, la banca non ha convenienza ad aprire oggi una linea di credito. Perché anche la banca oggi ti dice: sì, lo so che c'è la garanzia dello Stato, ma mi fido fino ad un certo punto. Cioè, se tu metti in fila tutti i pro e tutti i contro, io mi domando: ma a chi serve? Serve agli imprenditori o serve alle banche? Il discorso che tu hai fatto del bail-in è una scelta politica, ma non accadrà mai, ma mai. Cioè, qui siamo abbondantemente sotto, Luigi. Qui siamo sempre alle cose pratiche. Cioè, voi dovete prendere un foglio bianco e scrivere: se sono un imprenditore, mi conviene fare questo prestito perché? E metti 1, 2, 3, 4. Non mi conviene? E scrivi 1, 2, 3, 4. Poi lo leggi e dici: mi conviene o non mi conviene? Molti stanno dicendo: no, non mi conviene. Non mi conviene perché ho paura di indebitarmi ulteriormente. Ho paura. Ma se anche te lo dessero quel credito lì. Ma molti imprenditori manco saranno rimbalzati allo sportello. Questo è il problema di fondo. Molti imprenditori già oggi sono rimbalzati allo sportello. Quindi figurati fare il discorso della sospensione del bail-in. Ma quello te lo puoi scordare in maniera più assoluta. Io la ringrazio per l'intervento. Do la parola al professor Rinaldi, ma do solo questo accenno. Dopo, professore, do la parola immediatamente. La nostra osservazione è esattamente questa, senatore, per un motivo molto semplice. Per la nostra storia, lei sa che noi siamo falliti e ci hanno detto il Veneto era una grande regione perché aveva anche delle banche, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, che davano soldi a pioggia anche a chi non se li meritava. Per questo motivo hanno inserito il bail-in per tenere, diciamo, frenate le tasche delle banche. Oggi questo motivo non esiste più né dal punto di vista sociale né dal punto di vista tecnico, perché tutte le imprese sono a rischio oggi e tutti i possibili prestiti sono possibili sofferenze. Quindi riteniamo che una sospensione del bail-in, visto che la norma è emendabile, sia una richiesta intelligente per non dare scuse alle banche di continuare su una linea che non fa bene al paese e non fa bene all'economia. Prego, professore. Io vorrei fare una considerazione che fino adesso non ho sentito, però credo che sia importante farla. Allora, sulla carta c'è la garanzia da parte dello Stato. Quindi se io sono un imprenditore, un commerciante, riesco ad avere un prestito alla banca, ripeto, controllate sempre l'entità degli interessi, perché magari ci sono delle sorpresine. Ma se poi dopo io non sono in grado di restituire, cosa succede? Cioè, lo Stato poi alla fine mi verrà a me a chiedere. Cioè, se il rapporto è quello classico con la banca, il mio credito che non riesco a onorare va a finire nei famosi NPL, sappiamo la trafila. Ma se qui è lo Stato che ha dato garanzia, che cosa succede? Poi lo Stato si fa, c'è la rivalsa su di me? Questo non è molto chiaro. Cioè, se io sono il commerciante, l'imprenditore, poi non riesco a restituire, perché poi dopo purtroppo gli affari non vanno come debbono andare, purtroppo, che cosa faccio? Non sono in grado di restituire. Poi che cosa succede? Che la mattina mi ritrovo l'Agenzia delle Entrate. Esatto, quello che ha detto l'avvocato prima.
questo è il vero problema. È esattamente così, professore. Si farà la rivalsa, quindi come si comporterà? Perché questo è un punto fondamentale, cioè bisogna anche tener conto di questo, mentre invece non sento nessun tipo di dibattito su questo aspetto importantissimo. Quindi un domani, e purtroppo questo un domani potrà essere molto vicino a noi, ci sarà lo Stato che verrà a bussare e dire: guarda, tu imprenditore, te commerciante, ti ho prestato i soldi, non hai onorato, io ho dato la garanzia alla banca, d'accordo, ma adesso vengo a bussare a casa tua e che faccio? Ti pignoro io, non ti pignoro a te, che cosa? Cioè, è esattamente quello che ha detto l'avvocato, Filippini. Esatto, ma quindi io lo vorrei sapere prima, perché poi dopo succede veramente la fine del mondo, vi rendete conto? E qui ritorniamo, come nel giro dell'oca, perché lo Stato non ha dato a fondo perduto? Ecco, perché questo è il discorso. Nel momento in cui l'imprenditore non sarà in grado di restituire, verrà escusso e con modalità che sono molto più cogenti rispetto a quelle che sono previste per un debito normale con una banca. Con NPL, esatto. Quindi state attenti, perché poi vi potete ficcare in un bel casino. Questa è la morale della favola. Assolutamente. Io vi chiedo scusa, ho le telefonate sotto della redazione della Verità che devo rilasciare l'intervista. La ringrazio intanto. Non sono io che ringrazio voi. E no, mi raccomando, mi inserisco anche io, non molliamo mai. Grazie. Ci sentiamo presto, grazie mille. Ingegnere, grazie. Prego. Ingegnere Scarano, Mario. Sì, vorrei fare un altro ragionamento con voi. Allora, noi nel cuore della tempesta, noi abbiamo avuto un esempio eclatante di un'azienda bolognese che aveva un molto particolare oggetto che produceva, questi ventilatori polmonari. Questa azienda ha deciso di non lucrare nella produrre questi ventilatori. Era così eccezionale, era così enorme quello che stava accadendo, che questa azienda ha preferito mettersi totalmente a disposizione, ampliare la produzione, eccetera. Ringraziamo anche Paolo, che deve andare anche lui, ingegnere, scusi. Questo momento è così eccezionale, grazie a è tutti. Così terribile, che avrebbe dovuto imporre un medesimo atteggiamento da tutti gli attori sociali e quindi anche le banche. Le banche non dovevano utilizzare in maniera sproporzionata la loro potenza lobbistica, diciamo, perché la manina l'ha scritta questa norma in una maniera effettivamente sbilanciata, e soprattutto sul debito. Quindi ci sono una serie di errori tattici, che poi sono errori strategici, per cui innanzitutto lo Stato non si è mosso con la dovuta potenza di fuoco in senso monetario, quello che un keynesiano avrebbe fatto distinto, e abbiamo perso 2 mesi, punto. Secondo, ha lasciato mano libera a chi ha potere negoziale nel fare degli interessi. Quindi gli interessi sono venuti prima dei valori, come mi insegna l'amico e maestro Roberto Schiattarella, citando un esempio storico formidabile, che è l'esempio di Roosevelt. Roosevelt ha impostato la sua politica con i valori, e in funzione dei valori ha declinato un intervento dello Stato in senso utile. Qui noi ci arrabattiamo nel tatticismo, ma il problema vero è che il mercato non riesce a risolvere una roba del genere. Non lo riesce a risolvere, tantomeno un attore economico che fa business come la banca o come il sistema bancario. Questo prima lo si capisce, meglio è. Chiederei proprio un aiuto a Roberto da questo punto di vista, perché è proprio da economisti. E i politici devono capire queste cose, devono capirle. Questa roba non si risolve con la cessione del Cerino. Tutti ci broceremo con questa cessione del Cerino. Scusate lo sfogo. Professor Schiattarella, grazie di essere con noi. Se vuole dire qualcosa, la parola a lei. Beh, innanzitutto vi ringrazio di avermi, diciamo, chiamato, in ogni caso di avermi coinvolto. A me sembra
che l'elemento interessante della discussione a cui ho assistito è proprio il fatto che ci si può ragionare. Il problema che ci abbiamo davanti è un problema che si pone a tanti livelli. Da un lato è una crisi talmente grossa, quella che stiamo cominciando a vivere, che poi, diciamo, ognuno la vede al suo livello. E la prima cosa, diciamo, da economista direi, questa è una crisi che non c'è mai stata simile, perché è una crisi da domanda e da offerta. Cioè, da un lato ci potrebbe essere tanta disoccupazione da non avere domanda a sufficienza, quindi una ristrutturazione dell'apparato produttivo, ma dall'altro in tutto il mondo si ferma l'apparato produttivo contemporaneamente, e questo non era mai successo. E non sappiamo quanto starà fermo, ma in tutti i paesi si porranno gli stessi problemi che stiamo vivendo noi qua, un po' meglio organizzati, un po' peggio, secondo i casi, ma tutto il mondo in contemporanea avranno più o meno questi problemi. Quindi avremo un livello, diciamo, in cui l'apparato, alcuni sopravviveranno, altri no, si dovranno riorganizzare e dovranno reimmaginare un futuro che probabilmente, almeno nel breve periodo, sarà molto diverso, ma anche dopo sarà diverso, perché il mondo sarà diverso perché nel frattempo sono successe cose a livello di sistema. Cerco di spiegarmi questa cosa a livello di sistema, perché ovviamente ognuno vede le cose che, diciamo, a cui è abituato a guardare, quindi l'imprenditore vede il suo mondo e ha ragione quando Paolo diceva: io non vedo nessun imprenditore nella commissione e mi preoccupo, perché è chiaro che il mio punto di vista non sarà capito. D'altra parte c'è anche un livello di sistema che un imprenditore non può capire, che è altrettanto importante. Qui ci sono tre attori in difficoltà: gli imprenditori, le banche e lo Stato italiano in particolare, perché si trova con lo stesso problema che hanno gli imprenditori. Cerco di spiegarmi. Gli imprenditori vorrebbero anche pensare all'idea di indebitarsi, ma siccome le condizioni non sono particolarmente favorevoli, non sanno se vale la pena farlo. Beh, questo è esattamente il problema che c'è lo Stato italiano con l'Europa e col MES. Per poter dare i soldi ai cittadini italiani a pioggia e senza passare per le banche, ci sarebbe bisogno di una disponibilità che in questo momento l'Italia non ha, se non attraverso debiti, aumentando i propri debiti, esattamente come le imprese. E quindi, esattamente come le imprese, si chiede: ma possiamo poi indebitarci se abbiamo bisogno poi di restituire questi debiti? O abbiamo bisogno di un prestito che sia a condizioni talmente favorevoli da poter giustificare l'accesso a questo debito? Quindi è esattamente un parallelo, mi va benissimo in questo caso, che c'è fra l'imprenditore che dice: ma io forse non conviene prendere soldi a prestito. E lo stesso lo Stato italiano sta esattamente in questa situazione. E quindi non può dare i soldi ai propri cittadini perché non sa se ne avrà a disposizione, nel senso che potrà averne a disposizione, ma ha delle condizioni tali da potersi pregiudicare il futuro. Quindi questo, diciamo, per riassumere quello che ho colto, e diciamo l'aspetto che mi pare più interessante delle cose che sono emerse è proprio il livello di governo, sia a livello di, diciamo, struttura produttiva, si hanno delle sofferenze che sono da un lato totalmente nuove, nel senso che nessuno mai poteva pensare che poteva succedere una cosa del genere, dall'altro che ci fanno capire che sono difficoltà che nel nostro paese sono molto difficili da affrontare, perché il nostro paese si trova come i nostri imprenditori, e cioè con una difficoltà di accedere alla liquidità, e quindi con la difficoltà poi di passare la liquidità ai cittadini, ovviamente, cosa che dovrebbe fare evidentemente. È ovvio, come dice il professor Rinaldi, che la cosa migliore sarebbe dare soldi a fondo perduto. Se ce li avessimo, qualcuno ce li deve dare. Allora, se ce li danno a fondo perduto a noi, non li possiamo passare a fondo perduto ai nostri cittadini. Se ce li fanno pagare con gli interessi o con le condizionalità molto forti, noi non ce li abbiamo per darli ai nostri cittadini. E questo è il problema, mentre sappiamo che dobbiamo darglieli, ma purtroppo le condizioni macroeconomiche sono tali da creare un vincolo molto forte all'azione di governo. Qualunque governo, non lo dico senza né simpatia né antipatia per questo governo, questi sono problemi di natura macroeconomica che non possono non essere affrontati. Professore, è proprio questo secondo me il punto della questione. E allora io le rinnovo la domanda che facevo nel ragionamento che ha costruito questa assemblea. Mi corregga laddove sbaglio. Siccome lo Stato italiano ha bisogno di liquidità, ma non può averla gratuitamente, è costretto, a differenza di altri paesi,
che lo hanno fatto, a passare attraverso le banche, giusto? No, diciamo che in realtà non, loro non danno liquidità, loro danno una garanzia che non è la stessa cosa della liquidità. Sì, siccome non può dare liquidità, passa attraverso le banche, dando garanzie alle banche che dovrebbero dare liquidità. Esattamente, esattamente. Perfetto, allora abbiamo colto il punto. Visto questa situazione qua, lo spunto che noi stavamo tirando fuori in questa assemblea oggi è proprio questo. Siccome lo Stato nostro è ridotto in maniera diversa, e qui non parliamo di politica, e la ringrazio per l'intervento, ma parliamo di economia, restando dalla macroeconomia alla microeconomia, non potrebbe lo Stato italiano dare un segnale al sistema bancario, non solo rafforzandolo, ma dandogli anche una visione di insieme, di paese, di sistema diverso, dicendogli, guarda, io sospendo il bail-in, a differenza di quello che puoi fare la Germania, che può fare la Francia, che comunque la Germania nei fatti lo ha sospeso perché le sue banche le salva. Ma comunque, lo Stato italiano nella sostanza non potrebbe dire io sospendo quella norma che è per te una spada di Damocle per dimostrarti la buona volontà del sistema paese di andare avanti compatto insieme. Sospendiamo il bail-in, ecco qua il senso della riunione di oggi. Sospendiamo il bail-in perché all'interno di una politica che possiamo fare a livello di paese economica, tu mi servi, ma altrettanto sposto in là un problema di economia che nel frattempo discuto con l'Europa, visto che comunque si sono messi d'accordo sul titolo del salvataggio, ma l'Europa nel concreto non ha ancora detto quanti soldi ci mette né come ce li mette, no? Spostando il problema, ma ti dico come è stato, il sistema bancario lo garantisco io. Non la sento, aspetta che dobbiamo darle l'audio. Fermo lì. La sua idea è molto ragionevole. Come si fa a non essere d'accordo con lei? Con un unico problema, che il bail-in non l'abbiamo deciso noi, ma l'hanno deciso i tedeschi, perché non si fidano delle nostre banche. E quindi vogliono, secondo la logica che è tipica del mondo finanziario di oggi, scaricare l'onere del rischio sui deboli. Questa è la costante di tutto il sistema finanziario internazionale, sia all'interno delle società, le banche tendono a scaricare a livello nazionale sui deboli i propri rischi, a livello internazionale le banche forti tendono a scaricare su banche deboli e paesi deboli i loro rischi. Quindi il nostro bail-in non è frutto nostro, è frutto dei tedeschi, e quindi entrerebbe pure quello evidentemente in una logica di contrattazione, ma in questo caso non hai paesi, hai sistemi finanziari che non vogliono, non sono d'accordo su questa scelta, perché non è una scelta di un paese, della Germania, è la scelta di tutto il sistema finanziario internazionale, che è quello di scaricare l'onere del rischio sul più debole. E quindi il bail-in non è il tuo ragionamento è un ragionamento che mi pare illuminista. Hai ragione, è esattamente quello che... No, ma è così, hai ragione. Guardi, io ho passato solo un esame di macroeconomia e basta, perché poi per gli altri ci ho rinunciato. Però la ringrazio. Si è bloccato, l'hanno bloccato. Zoom ha l'ha detto bloccato. Una cosa giustissima, il buon senso a volte... No, eccolo. Nient'altro, quindi è tornato. Sono d'accordo che sarebbe una strada da tentare, sono d'accordo. Ecco, allora il nostro messaggio oggi, professore, era esattamente questo, e secondo me è importante che questo video navighi nella rete per questo motivo qua, perché in realtà noi siamo malati di coronavirus come popolazione, ma siamo malati di coronavirus anche dal punto di vista economico, no? Dopo do la parola anche all'ingegnere che è stato in clamoroso silenzio e non mi piace, ma siamo malati di coronavirus anche dal punto di vista finanziario, cioè se prendiamo la medicina giusta oggi prendiamo tempo e evitiamo di intubarci domani, perché quando siamo intubati, signori, a quel punto lì siamo fregati. Allora l'idea nostra della riunione di oggi era proprio questa, cioè come Stato diamo un segnale di sistema, sospendiamo il bail-in, diamo un segnale forte al sistema bancario, facciamogli capire che siamo un sistema unico, facciamo quello che fa la Germania, né più né meno, che tiene il bail-in, ma le banche se le salva lo stesso. Noi diamo un segnale forte e diciamo, bene, visto che fino adesso non abbiamo deciso nulla, se non il titolo del film, in 45 giorni hanno deciso il titolo del film, non è una gran decisione
in un momento di tragedia come questo. Diamo una decisione forte, sospendiamo pro domo nostra il bail-in e andiamo avanti con i mezzi nostri. A quel punto lì avremo un ossigeno completamente diverso, anche per discutere in Europa, no? Prego, mi apri tutti e due l'ingegnere e anche il professore, scusa Mario. È un negoziato, ecco, adesso dal punto di vista noi facciamo così perché facciamo così, la Germania lo fa perché lo fa ma non lo dice, e questa sta nella furbizia, tra virgolette, teutonica. Certamente prevenire è meglio che curare, siamo in enorme ritardo. Il negoziato è sui vari fronti e sul tavolo ci sono le armi per poter negoziare in maniera più incisiva e più potente. Quello che dovrebbe essere rilevato è che c'è una ineluttabilità di fondo, cioè qui con queste regole si va a sbattere. Cioè è inutile che mi dicono che c'è la doppia corsia, la cosa, eccetera. Lì si va a sbattere. Cioè bisogna comprendere che queste regole devono essere totalmente riformulate perché il mondo è cambiato. Perché il mondo è cambiato. E pare del tutto anacronistico che tutti i paesi facciano in un modo e l'Europa invece in maniera ottusa faccia all'europea. Ma questo non va bene. Non va assolutamente bene. Quindi con Roberto e con altri economisti abbiamo da tempo denunciato la gravità. Qui non è una malattia che la si cura con un po' di pillole allo zucchero. Qui è molto più profonda sta roba. Sì, ma è molto allora, più pervasiva. Ingegnere, questo è indiscutibile. Dal punto no? di vista pratico bisogna negoziarla sui tavoli europei e anche minacciando l'estrema razio. E anche minacciando l'estrema razio, perché qui si va a sbattere. Certamente il bail-in dà un enorme alibi alle banche e persegue una politica bancaria certamente non eclatante, insomma non si riesce a risolvere un problema così con un moltiplicatore enorme tra le garanzie dello Stato e i prestiti che poi diventano una trappola da topi. Se non si sta attenti. Quindi hai perfettamente ragione, è una cosa da negoziare, ma fortemente da negoziare, cioè da imporre come un qualcosa, oppure non dire nulla e fare di conseguenza come i tedeschi, ma quelli sono più attenti, noi siamo i distratti. Sì, sì. La visione nostra era un po'... Da truffati delle banche, comunque una visione a 360 gradi, non arroccandoci in una posizione che è nostra, appunto di truffati, ma andando anche al di là, no? Quindi, siccome il problema è sistematico, se io do una mano alle banche, le banche danno una mano al sistema, questo è indiscutibile. Il professor Schiattarella si è silenziato da solo, quindi ma certamente, se si vuole dare la parola da solo, è un'altra democrazia. Passando la parola a Roberto. Il problema è comune da questo punto di vista, non è solo italiano, ma è europeo. Tutti avrebbero un beneficio da una rivisitazione di questo vincolo e degli altri vincoli che attanagliano le banche, ad esempio sugli accantonamenti degli NPL e quant'altro. Sì, però vede, allora mi passi anche questa visione qua, poi io mi taccio e do la parola al professor Schiattarella. L'Europa oggi è un po' come l'Italia, cioè... è formata da tanti stati e tante teste con tante situazioni diverse. Un po' come è stata l'Italia durante la pandemia e siamo oggi. La Lombardia ha una cosa, il Veneto ne ha un'altra, la Campania e la Puglia ne hanno altre ancora. Ognuno ha perseguito la strada che gli sembrava più giusta, assumendosi anche le responsabilità di queste scelte. Vediamo che Fontana ha fatto delle scelte, Zaia ne ha fatte delle altre e la Campania ne ha fatte delle altre ancora. Ora, io dico che è vero che il problema è europeo, ma lo status economico dei vari paesi non è uguale, perché non siamo strutturati economicamente nella stessa maniera. Non ci sono le stesse banche e non ci sono le stesse imprese, gli stessi tipi di imprenditori. Allora, quello che io dico è, professor Schiattarella, facciamo noi una proposta come paese
e come cittadini del paese, magari con questo video e con altri, rilanciando l'idea di stoppare il bail-in per aiutare il sistema bancario italiano, perché aiuti il sistema paese, ma allo stesso tempo il sistema paese deve mettersi con le picche a difendere il sistema bancario qualora si esponesse a dare prestiti anche, diciamo, in maniera più leggera rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, come facevano magari fino a 4 o 5 anni fa, no, dando una mano all'imprenditoria, dando una mano al paese, cioè dandoci quella pastiglia che oggi può salvarci la vita e evitarci di essere intubati. Le rispondo. Dunque, innanzitutto, noi e la Germania non siamo la stessa cosa. La Germania è molto più forte di noi e la Germania ha una reputazione sul piano dei mercati finanziari, perché sono quelli che decidono, ovviamente diversa dall'Italia. Detto questo, la soluzione che lei individua, a mio giudizio, è assolutamente razionale. Sapendo che noi siamo diversi dai tedeschi, fortunatamente, e diciamo nel bene e nel male, facciamo così per essere non nazionalisti, che è stupido, siccome siamo diversi, noi dobbiamo trovare le nostre soluzioni per fare esattamente quello che dice lei, e cioè evitare di trasferire il rischio sistemico sulle imprese italiane. Perché? Attraverso le banche, ovviamente. E quindi lo dobbiamo fare attraverso un qualche sistema che non appaia come una risposta, diciamo, che tende a scavalcare regole che sono internazionali, non sono solo tedesche o italiane. Quindi noi il problema è quello di salvare il nostro sistema produttivo, evitando il bail-in, ma usando degli strumenti che non appaiono ai mercati finanziari come una disobbedienza alle loro regole. E ci sono i sistemi. Uno Stato può intervenire, a mio giudizio, lì ci vuole creatività istituzionale. Per esempio, si possono, come accennavo una volta, pochi giorni fa, Alfonso, creando dei titoli che raccolgono risparmio italiano, che sono garantiti contro il bail-in, contro i rischi bancari. Noi abbiamo molto risparmio, possiamo tentare di raccogliere delle risorse che poi passiamo direttamente alle imprese, quindi le salviamo sul serio perché ci sono soldi contanti. Dando invece che le garanzie al sistema produttivo direttamente ai prestatori italiani che appunto attraverso titoli italiani prestano soldi al sistema produttivo e lo salvano direttamente, non attraverso le banche. Quindi i sistemi ci stanno, dobbiamo avere, come si dice in questi casi, fantasia istituzionale per evitare che le regole internazionali facciano quello che noi non vogliamo che fanno. Non so se sono stato chiaro. È stato molto chiaro. Io ringrazio tutti. Se avete qualcosa da aggiungere, io lo farei aggiungere, perché dopo abbiamo raggiunto l'ora e mezza e ci stacchiamo dalla piattaforma. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Franco, Barbara, Lorenzo, Andrea, nessuno. Bene. Allora io vi ringrazio, ingegnere. Grazie mille, professor Schiattarella, grazie mille, grazie a tutti i partecipanti. Grazie a lei. Se volete dare forza a queste idee, basta condividere questo video. Speriamo di farne un altro più avanti, speriamo che questo vada bene come è andato bene quello scorso. Avete capito, notizie importanti ce ne sono, idee buone lo stesso. Ringrazio il professore per avermi dato dell'illuminista, perché qualche vignaiolo qua di fianco mi dava del terrorista, ma comunque... No, lei è un illuminista. La ringrazio, la prenderò come una laurea in camera questa cosa, e ci vediamo presto sempre sulla pagina di Noi che Credevamo. Grazie mille a tutti, buon sabato, buon 25 aprile e viva la libertà. Buona giornata. Viva la libertà. Ciao.